veramente daranno un contributo di notevole pregio e in qualche modo daranno lustro ai nostri lavori, alle nostre riflessioni. Il dottore Davigo, il dottor Barbacetto, e aprirei con Marco Travaglio che ci manda un saluto e ci fa un'introduzione in qualche modo ai nostri lavori. Grazie. Scusate se non sono con voi in diretta, ma sono costretto a registrare questo intervento un po' prima perché nell'ora del vostro convegno io sarò in treno verso Benevento e quindi sapete com'è la linea da Roma a Benevento, non riuscirei mai a restare collegato per più di qualche secondo. Vi sintetizzo quello che avrei detto se avessi partecipato in diretta, visto che il tema è a che punto è la giustizia in Italia. Diciamo che non possiamo dire che è all'anno zero perché stiamo scavando, siamo sotto zero. Siamo sotto zero non per le bagarre degli ultimi giorni che appartengono a quelle armi di distrazione di massa fatte apposta per distogliere la nostra attenzione dai problemi. I problemi sono quelli. Quel rosario di Cahiers de Doléances che è stato recitato da tutti i procuratori generali, i presidenti delle corti d'appello nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, in cui è stato raccontato per filo e per segno che cosa serve alla giustizia per funzionare e che cosa non viene dato alla giustizia per funzionare. Ci sono casi incredibili di cui anch'io mi sono occupato. Negata giustizia quotidiana. C'è il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, una donna che in mancanza di personale risponde alle telefonate al posto della centralinista che non ha. Ci sono i PM di Milano che per portare i fascicoli alla polizia giudiziaria che è stata confinata non più al Palazzo di Giustizia ma in un palazzo di periferia caricano montagne di fascicolo su auto private e li portano loro personalmente alla polizia giudiziaria. Ci sono pensionati volonterosi che prestano la loro opera a gettoni, i cosiddetti gettonisti, per fare ciò che dovrebbero fare i cancellieri e il personale ausiliario, che però credo nel solo distretto di Milano abbia un vuoto di organico intorno al 30%. Fatto Quotidiano in questi giorni sta conducendo un'inchiesta a contratto di Antonio Massari e di altri nostri colleghi, Grasso e Valerio Macelli e altri, per raccontare sede per sede il disastro totale. C'è la sede di Napoli 2 che affida 50.000 fascicoli all'anno a, se non erro, 12 PM. Insomma, problemi li conosciamo, poi credo che i vari relatori, tra cui mi pare ci sia Piercandido Davigo, vi potranno spiegare bene che il problema in Italia è che si fanno troppi processi, troppi appelli, troppi ricorsi per Cassazione e quindi non ce la si può fare con un organico di 9.000 magistrati, ma non ce la si potrebbe fare nemmeno con 18.000, nemmeno con 27.000. Probabilmente nemmeno con 90.000 magistrati. Intanto, io ricordo quando era ministro l'ultimo e forse unico ministro della giustizia degno che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, cioè Alfonso Bonafede, che era riuscito a rosicchiare 2 miliardi 750 milioni di piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR per la giustizia, e aveva presentato, anzi, doveva presentare il 27 gennaio del 2021 le destinazioni di quei fondi per costruire nuove carceri, ampliare quelle esistenti, modernizzarle, creare archivi informatici, implementare il processo telematico, assumere sia magistrati con i concorsi, sia segreterie, cancellieri, polizie giudiziarie, polizia penitenziaria. Il giorno prima della sua relazione sullo stato della giustizia, il governo Conte fu costretto a dimettersi anche perché Bonafede non aveva defettuto
dalla sua riforma spazzacorrotti, che tra le altre cose prevedeva il Trojan anche per intercettare gli indagati per reati contro la pubblica amministrazione, e soprattutto bloccava la prescrizione al momento della sentenza del primo grado, liberando così almeno l'appello e la Cassazione da quell'ipoteca di amnistia selettiva e generalizzata per ricchi che è la prescrizione, e già di per sé a costo zero accelerava i processi d'appello e di Cassazione, perché nessun imputato con la testa sul collo, sapendo che comunque non avrà più la prescrizione, non ha alcun interesse per allungare il brodo del suo processo. Si sa di essere colpevole, magari parteggia, se sa di essere innocente, non vede l'ora appunto che venga riconosciuta la sua innocenza e che gli venga magari dato un risarcimento dei danni per il danno subito. L'aver tenuto duro su quelle fondamentali riforme elogiate dall'Europa, eccetera, fece cadere il governo Conte, perché non poté tenere la sua relazione, e però il suo piano per la giustizia su PNRR fu copiato integralmente da Marta Cartabia, che io per questo ribattezzai Cartabia copiativa, perché copiava il piano di Bonafede assumendosi anche il merito, che era suo, e la giustizia ritornò nel marasma, perché la Cartabia tornò indietro rispetto alle riforme che ci avevano portati avanti con buona fede, inventandosi tra le altre cose quei due mostri giuridici che oggi stanno facendo danni, soprattutto il primo. I mostri giuridici sono l'improcedibilità quando il processo dura più di 2 anni in appello e più di 1 anno in Cassazione, e quindi il processo evapora e si estingue senza nemmeno un accertamento di innocenza o di colpevolezza, costringendo poi la vittima a dover pagare altri soldi per l'avvocato per fare eventualmente una causa civile molto più difficile, visto che manca in sede penale la pronuncia di responsabilità di colui che ha quel torto inferto alla vittima. Questo obbrobrio non ha ancora prodotto risultati, semplicemente perché bisogna aspettare che i processi sotto il nuovo regime Cartabia maturino quei 2 anni in appello e quell'anno in Cassazione. Quindi poi c'è tra l'altro una fase transitoria che Conte riuscì a strappare, allungando un po' quei termini così draconiani. Mentre invece l'altro proprio sta già facendo danni a ripetizione, perché si è stabilito per deflazionare i processi che certi tipi di reato, le lesioni anche gravissime, cioè le botte, le legnate, i sequestri di persona non a scopo di estorsione, le truffe, i furti, non siano più procedibili in ufficio della magistratura se manca la querela della vittima. Quindi se uno è un turista che sta prendendo l'aereo e gli scippano il portafoglio in aeroporto, parte prima di accorgersene, e il ladro, anche se viene preso, non lo si può tenere dentro né processare, perché manca la querela del turista che nel frattempo è andato nel suo paese e magari pensa il portafoglio di averlo smarrito, anche se il ladro magari viene trovato con il portafoglio in mano. La stessa cosa per i furti d'auto, la stessa cosa già abbiamo sperimentato per il fidanzato violento che sequestra la fidanzata che lo vuole lasciare. Il rapper violento delle baby gang che sequestra con alcuni complici un ragazzino, lo tiene sequestrato, i mafiosi che tengono sequestrate le persone non per chiedere il riscatto, ma semplicemente per fare in modo che questi tizi magari paghino i debiti di usura che hanno con loro, eccetera. E chi è che va a denunciare un mafioso o comunque un violento, anche non mafioso, visto che poi una volta denunciato quello si può rivalere subito? Tutte queste cose appartengono ovviamente a una giustizia negata, non a una giustizia efficiente. E infine, non bastando i disastri che ha combinato la Cartabia, è arrivato un ministro addirittura peggiore della Cartabia, e cioè Nordio, che faceva pure il magistrato, quindi è un aggravante, perché dovrebbe conoscere i problemi della giustizia. Quindi mi domando, visto che è conclamato, che non riconosco,
conosce o che li scambia per altri. Quante ore lavorasse questo signore quando faceva il magistrato, perché se è così poco adentro alle questioni di giustizia, avendo fatto il magistrato per 40 anni, io mi domando come la facesse il magistrato. In ogni caso sta manifestando un'avversione nei confronti non solo dei suoi ex colleghi magistrati, che è comprensibile perché lui di fatto rosica col fatto che i magistrati bravi ce l'hanno fatta, mentre lui non ce l'ha fatta. Quindi questo lo capisco, ma come mai, che cosa lo ha portato a maturare una così insanabile avversione per l'idea stessa di giustizia, non soltanto per Tizio Caio? E perché dico questo? Perché per fortuna non ha ancora fatto praticamente niente, però ha chiacchierato molto, e nelle sue chiacchiere, da quando è diventato ministro alla fine di ottobre, è riuscito praticamente ad annunciare l'intenzione di radere al suolo tutti i capisaldi della giustizia, non soltanto della magistratura. Cioè, ha promesso via gli avvisi di garanzia, via la custodia cautelare, via le pene detentive, via le ergastolo, via le carceri, via le intercettazioni, via l'appello del PM, via alcuni reati con l'accusa d'ufficio del traffico di influenze illecite, mentre i suoi alleati vogliono liquidare anche l'evasione fiscale e la frode. La Costituzione, non gli piace. Non gli piace l'azione penale obbligatoria, non gli piace l'unitarietà delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, non gli piacciono le intercettazioni, non gli piace il Troia. E adesso dice che la mafia li vuole lasciare, ma prima della cattura di Messina Denaro, che gli ha un po' rotto le uova nel paniere, anche per questo rosica parecchio, lui aveva dichiarato che i mafiosi non parlano al telefono per paura delle intercettazioni, ma non parlano nemmeno in casa, nei campi, per paura del Troia e dei microfoni direzionali, e quindi che li intercettiamo a fare. Cioè, lui è convinto che i mafiosi parlino di figa e di calcio dalla mattina alla sera, che è anche possibile, ma intercettando quei discorsi non credo che i magistrati siano stati particolarmente interessati. Viceversa, quando parlano d'altro, che i magistrati aguzzano e la polizia giudiziaria aguzzano un dito, e infatti questa è la sfiga di Nordio. La cattura di Messina Denaro ha fatto dire direttamente ai magistrati che senza intercettazioni e Troia Messina Denaro sarebbe ancora latitante per altri 30 anni, anche con la dialisi, con la le cure che deve fare per il cancro, eccetera. E quindi lui ha dovuto poi ritornare indietro dicendo: no, ma io non dicevo che non parlano al telefono, dicevo che non parlano di reati al telefono, e già, se non avessero parlato di reati, cioè dei loro favoreggiamenti nei confronti di Messina Denaro, come avremmo fatto a scoprire dove era, che movimenti faceva e chi frequentava Messina Denaro? Quindi ogni volta che mette una toppa fa un altro buco, il povero Nordio. Adesso poi negli ultimi giorni è stato alle prese con le gaffe del suo sottosegretario e del suo compagno di partito Donzelli, che sono tutti di Fratelli d'Italia, come Nordio, che è stato eletto in Parlamento con Fratelli d'Italia. Io non ho ancora capito come faccia Fratelli d'Italia a proclamare di essere per la certezza della pena e poi essersi messo in casa uno che è l'antitesi della certezza della pena, anzi è per la certezza dell'impunità per i potenti, visto che è affetto da quel garantismo selettivo che riguarda soltanto i colletti bianchi. Primo danno che hanno fatto questi signori, oltre a quella schifezza del decreto Rave, che per fortuna è scritto talmente coi piedi che probabilmente non produrrà nessuna conseguenza, è che nel decreto Rave invece hanno infilato una norma che purtroppo produrrà conseguenze, già ne sta producendo. L'altro giorno un condannato per reati contro la pubblica amministrazione, cioè reati di Tangentopoli, ha patteggiato 3 anni e 2 mesi, e invece di finire dentro è andato fuori. Perché? Perché con la legge Bonafede spazzacorrotti era prevista l'ostatività alle pene alternative al carcere, non solo per i reati di mafia, di terrorismo, di pedopornografia, di violenza sessuale, di contrabbando, come era la vista prima di Bonafede, ma anche per i reati contro la pubblica amministrazione, di corruzione, concussione, peculato, eccetera, eccetera. Bene,
da quella lista è rimasta intatta, questa maggioranza, compresi i Fratelli d'Italia che dicono di essere per la certezza della pena, hanno tolto i reati contro la pubblica amministrazione. Quindi chi è stato condannato, Fornigoni per esempio, per reati contro la pubblica amministrazione, può ottenere le pene alternative a carcere, che noi sappiamo che fino a 4 anni ti garantiscono praticamente, se hai un avvocato decente, di non fare nemmeno un minuto di galera, non la vedi nemmeno con il binocolo la galera. Mentre invece, non so, uno che contrabbanda un po' di sigarette dalla Macedonia, per dire, quello, se gli danno anche soltanto un mese di carcere, quel mese lo fa tutto, perché il contrabbando è un reato ostativo alla concessione delle alternative alla detenzione, mentre invece uno che ha preso milioni di tangenti o ha pagato milioni di tangenti, anche se gli danno 4 anni, la galera non la vede nemmeno con il binocolo o in cartolina. Questo è il primo danno che hanno fatto, e gli altri via via credo che li faranno a mano, è quell'orripilante progetto Nordio, con ovviamente l'incoraggiamento e il contributo di Forza Italia, del sottosegretario Sisto, che anche era anche l'avvocato di Berlusconi nel processo Tarantini e Puttanopoli a Bari, da anno, con la Lega che a sua volta deve sistemare i suoi sindaci, che insieme a quelli del PD non vogliono più il reato di cui l'ufficio, perché dicono che hanno paura di firmare, hanno paura di finire dentro per gli abusi d'ufficio che fanno, perché se uno firma cose regolari certamente non incappa nell'abuso d'ufficio, che peraltro è un reato che è stato in gran parte svuotato, e poi proseguiranno con tutti gli altri danni se naturalmente non incontreranno nel Parlamento e soprattutto nel Paese un'opposizione dura. Io mi auguro che lavori tutti i giorni con il Fatto Quotidiano perché cresca un'opposizione nel Paese. Non dimentichiamoci che non basta avere una maggioranza in Parlamento per fare le porcate che si vuole fare. Berlusconi aveva la maggioranza in Parlamento, ma manifestazioni di grande successo in piazza, come quelle dei Girocondi, del Popolo Viola, del Vitap di Grillo, anche dei giornalisti contro il bavaglio, eccetera, bloccarono alcune di quelle porcate e indussero anche persino Napolitano, che firmava tutto, a bloccare per esempio il bavaglio sulle intercettazioni. All'epoca contro il bavaglio per le intercettazioni c'erano anche Bocchino e tutti i Finiano, Russo, eccetera, adesso sono confluiti in Fratelli d'Italia e vogliono a loro volta il bavaglio sulle intercettazioni. Quindi starà a noi far capire a questa maggioranza, anche con manifestazioni di piazza, che certe cose la maggioranza degli italiani e anche dei loro elettori non le vuole. Quindi abbiamo un compito molto importante, noi come Fatto Quotidiano, tutti voi come cittadini, stare in campana, di restare belli, incazzati, indignati, e non appena ce ne sarà l'occasione manifestare immediatamente in piazza per cercare di supplire a quella carenza che c'è in Parlamento da parte di un'opposizione che è riuscita a presentarsi divisa grazie al genio di Enrico Letta e dei vertici del PD, e quindi a consegnare a questa destra, che non è legge e ordine, è illegalità e disordine, una maggioranza che invece un'alleanza ampia come quella che adesso sta nascendo per fortuna in Lombardia avrebbe potuto se non altro tamponare, se non ribaltare. Buon lavoro a tutti e vi lascio agli altri relatori. Ciao. Carrellata di temi che Marco Travaglio in qualche modo ci ha voluto suggerire in questo intervento di introduzione, e a me l'arduo compito, insomma il difficile compito di tentare di mettermi insomma nel solco di questa carrellata e di darvi magari qualche elemento in più, sempre introduttivo, ma elemento in più da parte di chi in qualche modo vive queste battaglie in Commissione Giustizia,
Io sono appunto componente capogruppo per il Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, per cui in qualche modo lottiamo davvero, quindi voglio portarvi la testimonianza di chi cerca di lottare con argomentazioni, con le argomentazioni per in qualche modo confutare questa visione distorta, assolutamente distorta, e ora vedremo perché. Questo governo e questo ministro hanno insomma della giustizia, questa maggioranza che esprime il governo ha della giustizia. Vediamo dove sta andando la giustizia italiana, lo vediamo guardando un attimo a questi primi 100 giorni e poco più di governo e di questa maggioranza. Vediamo come hanno iniziato, no? A dare l'impronta, questa impronta in tema di giustizia. Ebbene, io anche per un ordine mentale ed esposizione, in qualche modo vorrei toccare appunto i provvedimenti che sono stati, diciamo, alla nostra attenzione e che sono stati, ahimè, perché devo dire ahimè, approvati già da questa maggioranza e da questo governo. Il primo biglietto da visita qual è stato? Il decreto legge rave, lo si ricordava prima, cosiddetto decreto legge anti-rave ed ergastolo ostativo. Prima contraddizione, o comunque prima, come dire, pessimo biglietto da visita, perché nel metodo e nel merito. Loro cosa hanno fatto? Hanno sfruttato, perché mi sento di dire proprio così, hanno sfruttato, hanno approfittato di un intervento che era realmente urgente, che era quello dell'ergastolo ostativo, perché di lì a poco ci sarebbe stata la nuova pronuncia, no? Della Corte Costituzionale, aveva già fatto un rinvio, l'8 novembre ci sarebbe dovuta essere una nuova pronuncia, e lì davvero poteva esserci la tagliola in qualche modo dell'incostituzionalità della disciplina previgente, insomma, dell'ergastolo ostativo. Cosa fa il governo? Quindi in effetti si prende in carico un intervento che ha tutte le caratteristiche di necessità e urgenza, ma che cosa combina? Mi inserisce una serie di bandierine ideologiche, poi alla fine, la prima tra tutte questa norma anti-rave, sbandierata probabilmente per solleticare la pancia di un certo elettorato come norma per ordine e sicurezza, insomma, che risponde a questo motto qui. In realtà nella prima scrittura era un obbrobrio giuridico e tra le altre cose era liberticida davvero da stato di polizia. Se andate a leggere, praticamente potevano essere perseguiti gli studenti che occupavano anche temporaneamente con una manifestazione, insomma poteva essere in qualche modo strumentalizzata la norma per reprimere il dissenso, manifestazioni di dissenso. E questo già vi deve dare la misura di cosa questo governo è capace di fare. Per fortuna c'è stata una levata di scudi, anche di tipo tecnico, quindi davvero all'unanimità, insomma, si è detto dal mondo degli intellettuali, insomma, che era una norma che non, assolutamente anche incostituzionale, perché aveva dei profili di incostituzionalità, perché contraria al diritto di riunione sancito nella nostra Costituzione, prima fra tutti, insomma. E quindi c'è stata una correzione, l'hanno corretta facendone comunque una norma inutile, probabilmente di scarsa applicazione, un reato di cui comunque non c'era bisogno. Quindi vedete, nel momento in cui loro in qualche modo tentano anche di, come dire, cioè un reato per cui è previsto, perché un trattamento sanzionatore assolutamente sproporzionato, è previsto addirittura l'impossibilità di intercettare, insomma. Quindi le prime contraddizioni di questo governo proprio le abbiamo viste con questo decreto legge, con questa norma, diciamo, anti-rave. Per carità, ripeto, migliorata, perché hanno anche, diciamo, in qualche modo ricopiato un emendamento che noi avevamo detto perlomeno scrivetela bene e magari queste cose, insomma, le potete scrivere anche un po' così. Però sicuramente resta una norma veramente irragionevole. Soprattutto sotto il profilo appunto sanzionatorio. Nel frattempo cosa facevano però con lo stesso provvedimento? Intervenivano sull'ergastolo ostativo e qui facevano però, hanno fatto due mosse. Una prima mossa è assolutamente intervento migliorativo. Noi abbiamo lanciato un allarme che era quello per cui purtroppo dalla disciplina viene fuori un trattamento dei collaboratori di giustizia talvolta più, come dire, più rigoroso, più, cioè, peggiorativo rispetto a quei mafiosi che sceglieranno
di non collaborare. E questo ve lo dico perché? Perché abbiamo ragionato appunto su delle differenze tra la disciplina applicata ai collaboratori di giustizia e quella applicata a coloro che da oggi decideranno di non collaborare, eppure gli verrà data la possibilità di un accesso ai benefici penitenziari. Quindi. E una prima grossa, quella forse per me più grossa, discrasia, ovvero ai collaboratori di giustizia, la più grossa, viene richiesto l'avvenuto ravvedimento per accedere ai benefici penitenziari, mentre a chi non collabora oggi viene richiesta la revisione critica, che è qualcosa di meno del ravvedimento, perché il ravvedimento in qualche modo, come dire, è davvero un mutamento quasi della, cioè dimostrare di essere profondamente cambiati in un pentimento civile, mentre la revisione critica è solamente una lettura critica del proprio passato in qualche modo, quindi non c'è una proiezione verso il futuro che ti dà la misura, la dimensione che davvero quella persona è una persona nuova, per così dire. Poi abbiamo il fatto che i collaboratori di giustizia devono esternare, dichiarare tutto il patrimonio occulto, cosa che non viene richiesta a chi non collabora. E questa è un'altra criticità, ad esempio. E poi una cosa che doveva reggere tutto l'impianto è che non è passata. E noi chiedevamo che come prima cosa il mafioso, insomma, il condannato per un reato appunto ostativo, dichiarasse le ragioni della mancata collaborazione. Questo perché? Perché io penso che da lì tutto parte, ovvero da spiegami perché tu devi in qualche modo ottenere un trattamento differenziato, un trattamento diverso rispetto a quella che dovrebbe essere, spero siamo ancora d'accordo tutti, la regola, che chi non collabora con la giustizia non accede ai benefici penitenziari. Questo io penso che doveva, anche nella mente della Corte Costituzionale, comunque rimane una regola, ma con una possibilità di avere delle derve e delle eccezioni. Io penso che l'impianto era questo. E però se tu non mi dichiari le ragioni per cui non vuoi collaborare, io come faccio a capire che tu ad esempio non aderisci più al codice dell'omertà? No? O comunque che non è perché non vuoi, no? Non vuoi essere accusato di essere un infame, che non vuoi accusare qualcuno, che non sono quelle le ragioni, perché quelle non sono ragioni, no? Quelle ragioni mi possono insinuare il dubbio che siamo passati in termine a male col percorso rieducativo, altro che revisione critica o ravvedimento, cioè siamo ancora agli albori, cioè è sintomatico che ho anche un problema col percorso rieducativo, se io, ok, non ho maturato questo genere di una profondità, e questo, tutto questo non c'è. Cosa c'è invece? Di cosa hanno approfittato? Hanno approfittato per spazzar via, lo ricordava bene Marco Travaglio, dal novero dei reati ostativi tutti i reati contro la pubblica amministrazione che avevamo inserito con la legge 3 del 2019, la nostra spazzacorrotti. A cosa rispondeva quella norma? Rispondeva ad un'esigenza, in qualche modo, incentivare le collaborazioni di corrotti, corruttori, mi risponde all'esigenza di interrompere il sodalizio criminoso che si instaura tra corrotto e corruttore. Insomma, chi è che può avere, come dire, nessuno di due ha un vantaggio all'emersione dell'episodio corruttivo. Si crea un forte sodalizio, l'uno copre l'altro, è chiaro. E cosa può interrompere questo sodalizio? Incentivare la collaborazione, ad esempio. Inserire nel novero dei reati ostativi i reati contro la pubblica amministrazione era esattamente rispondente a questo principio, cioè i colletti bianchi che sicuramente hanno paura, hanno molta stizza di finire in carcere, chiaramente, quindi di avere precluse tutte anche le misure alternative al carcere, sicuramente ci sono procuratori che già ne davano atto, c'era una propensione alla collaborazione, era iniziato ad avere i suoi frutti questa disciplina. Ma loro che fanno? Niente, la spazzano via, hanno sporcato quindi quello che poteva essere un provvedimento, che era un provvedimento atteso, importante, quello sull'ergastolo ostativo, loro l'hanno realmente sporcato con questa macchia
per noi assolutamente inaccettabile, ma anche perché tradisce un pensiero, un retropensiero. Lo tradisce, ma poi è stato ampiamente confermato, perché loro lo dicono anche, cioè mafia e corruzione non sono da mettere sullo stesso piano, la corruzione non è un reato così grave, la corruzione non è così grave perché l'hanno motivato, lo stesso Nordio lo motiva così, non è tanto grave perché non impatta sulla vita dei cittadini, non è percepita così tanto, il fenomeno corruttivo non è così tanto percepito come lo raccontiamo noi forse, perché ci dicono così, dai cittadini. Ora, io credo che questa non sia una narrazione veritiera, io credo che i cittadini invece il fenomeno, cioè la corruzione la pagano sulla propria pelle. E faccio sempre qualche esempio, per esempio nella sanità. Se io vado a dare una mazzetta a un primario e ottengo una precedenza rispetto ad un altro paziente che ne avrebbe diritto prima di me, quell'altro paziente muore o non ha le cure, dico, abbiamo fatto morti con la corruzione, o mi sbaglio? E muoiono imprese per colpa della corruzione, perché? Perché se uno viene in qualche modo, come dire, buttato fuori dal mercato perché a vincere gli appalti sono sempre imprese spregiudicate che danno mazzette, che poi magari risparmiano sulla sicurezza sul lavoro e quant'altro, anche lì facciamo morti di imprese sane, cioè ammazziamo le imprese sane e magari facciamo morti perché muoiono persone sul lavoro perché non ci sono i presidi di sicurezza, ad esempio, no? E quindi non è vero. Faccio un altro esempio, vanno via i giovani magari per colpa della corruzione, perché se ci sono dei concorsi truccati, concorsi universitari pilotati e quant'altro, le nostre migliori intelligenze che fanno? Mortificate, se ne vanno all'estero, non hanno altro da fare. Quindi non è vero, la corruzione mangia il paese e d'altronde che viene da corrompere in latino, no? Che in qualche modo è rovinare, no? E vuol dire insomma in qualche modo guastare, l'idea del disfacimento morale, oltre che giuridico, morale, sociale, è qualcosa che disgrega la corruzione perché mette, come vedete, veramente mette in conflitto anche giustamente gli stessi cittadini, le stesse imprese. E questo noi dobbiamo lottare, secondo me ci vuole la sensibilità di tutti, cioè lottare per far capire, perché loro fingono di non capire, perché probabilmente fingono, che per i cittadini invece è importante combattere la corruzione, combattere i fenomeni corruttivi. E loro forse ancora sono rimasti al fatto che la mafia è Coppola e Lupara, beh, diamogli diciamo una svegliata, non è così, perché c'è la mafia degli affari, dico, oggi come oggi, è quella, le infiltrazioni appunto all'interno dell'economia legale, le infiltrazioni nella pubblica amministrazione, quella è la mafia ormai non usa più il metodo intimidatorio, o non più soltanto il metodo intimidatorio, ma è molto più conveniente quello corruttivo, perché in virtù di quello che dicevamo prima, perché è molto meglio comprare anche il silenzio, o comunque anche l'altro ha un vantaggio, no? Dal collaborare con te, dal cooperare, mettersi in affari con te che sei mafioso, perché comunque trae un vantaggio e quindi è più facile. Quindi adesso si muove così. Quindi voglio dire, non è vero questa narrazione, e dobbiamo farlo capire a tutti, dobbiamo dire così. E questo è un ulteriore spunto. Poi cos'altro hanno fatto? Quindi intanto c'è questa volontà di smantellare la spazzacorrotti, quindi hanno iniziato e c'è un annuncio su ulteriori smantellamenti. Cosa che io dico pure sempre, attenzione, perché il PNRR, l'Europa, ce l'ha dato sulla base di un impianto, che è quello della nostra spazzacorrotti. Cioè ha visto, ha apprezzato dei passi in avanti sotto il profilo della lotta alla corruzione e tenendo conto di questo impianto hanno assegnato 209 miliardi, anche in forza di questo hanno assegnato 209 miliardi all'Italia, ok? Quindi nel momento in cui verranno meno, se loro ad una luna cominciano a smantellare tutti i presidi di legalità che abbiamo, non appena ad una luna cadranno, io mi aspetto anche una tirata di orecchie dall'Europa, cioè io mi aspetto anche questo, mi aspetto che possano dirci pure che vi scordate le altre tranche di PNRR se continuate così, perché non mi date più quelle garanzie, e qua invece più che altro mi date la garanzia che mi finiscono nelle tasche di mafiosi, quindi della criminalità organizzata, una parte del PNRR, perché di questo si tratta, il rischio che si diventi praticamente, che succede esattamente questo. Seconda iniziativa, che cosa hanno fatto? Poi la legge di bilancio. Cosa ci saremmo aspettati tutti noi?
specie con quei numeri che ci hanno dato tutti, tutti i procuratori, i presidenti di tribunale, sulle scoperture di organico, no? Negli uffici giudiziari. Ci saremmo aspettati, una cosa c'era da fare. Una volta fatte le riforme, perché diciamo, bene o male, le riforme si sono fatte nel civile e nel penale, cosa si doveva fare adesso? Dare le risorse umane per affrontare quelle risorse, cioè quelle riforme. Benissimo, nella legge di bilancio uscita dal Ministero non c'è un euro, non c'era un euro per il personale né amministrativo né di magistratura. Un euro non c'era. Soltanto perché noi abbiamo fatto delle feroci critiche proprio nel momento in cui c'è stata sottoposta la legge di bilancio, c'è stato un rigurgito, diciamo, di orgoglio forse, ma in commissione, quindi dal lato parlamentare, e con un emendamento di commissione abbiamo quantomeno stanziato delle risorse per l'assunzione di personale amministrativo. Quantomeno questo piccolo correttivo. Poi non vi nego che, per esempio, sul lato carceri, dove c'è un definanziamento, loro si sono, diciamo, in qualche modo si facevano i paladini, no, delle carceri, delle condizioni di vita e quant'altro anche lì. Non solo non c'era un euro nelle carceri, ma c'era pure un definanziamento, un definanziamento previsto per l'amministrazione penitenziaria, quindi per il DAP, per i servizi del DAP. Le uniche risorse messe in legge di bilancio per il comparto carceri deriva dall'approvazione di un emendamento nostro sull'assunzione di 100 funzionari giuridico-pedagogici, quindi quelli per l'attività trattamentale, quindi veramente per la finalità rieducativa. Quindi non è che ci dicono, no, che magari siamo quelli non attenti, quasi quasi ci dicono questo. Invece noi abbiamo fatto un emendamento per mettere 100 unità di personale, che va nel solco di ulteriori, diciamo, previsioni nelle leggi passate con le buona fede, di bilancio targate buona fede, per appunto implementare quel personale che proprio attiene all'area trattamentale, quindi alla finalità rieducativa della pena, quindi per il recupero dei detenuti. Ebbene, e questo, dico, deriva da un impulso dato dall'opposizione, quindi, no? Cosa fanno loro nella legge di bilancio? Definanziano, quindi riducono la spesa per le intercettazioni. E qua parte tutto il balletto sulle intercettazioni, il balletto di dichiarazioni sulle intercettazioni, perché è vero che già il ministro Nordio, in sede di campagna elettorale, perché me lo ricordo, perché addirittura insomma, con un comunicato sicuro, io sull'argomento ho detto, ma di che sta parlando, non sta né in cielo né in terra. Quindi già dall'epoca della campagna elettorale lui diceva costano troppo, vanno ridimensionate. E ha fatto il primo atto che ha fatto la legge di bilancio, come vedete, è stato questo. E quindi legge di bilancio assolutamente inadeguata, perché l'unica cosa che doveva fare non l'ha fatta, ha tolto invece che dare. E l'ultimo, perché vi parlo soltanto di iniziative legislative e poi mi fermo, l'ultimo è questo disegno di legge con alcuni piccoli correttivi rispetto delle criticità che sono sorte sulla legge Cartabia, quelle di cui appunto accennava Marco Travaglio sul problema della trasformazione da procedibilità d'ufficio a procedibilità querela di talune fattispecie di reato. Ora, anche questo intervento lo fa perché lo mettiamo con le spalle al muro, in quanto subito viene denunciato un grande allarme, in particolare dal nostro senatore Scarpinato, che dice qui anche quando c'è l'aggravante del metodo mafioso o l'aggravante della finalità del terrorismo, quei reati praticamente sono perseguibili a querela. Ma voi immaginate, come diceva giustamente Travaglio, se uno si mette contro un mafioso e quant'altro a denunciarlo, mai al mondo. Per cui andiamo a creare una scopertura. E comunque c'è una privatizzazione, una tendenza alla privatizzazione della giustizia penale, che assolutamente è un altro trend che io butto lì sul tavolo come tema, e che è anche una stortura. Io mi fermo qui. Spero di avere lanciato ulteriori spunti di riflessione. Mi metto assolutamente in ascolto, perché non vedo l'ora, insomma, di ascoltare le vostre riflessioni, dottore Davigo, dottor Bacetto. Grazie. Grazie a Valentina D'Orso, che ricordo è deputata e capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera in Commissione Giustizia, quindi diciamo ha lavorato e lavorerà nei prossimi anni
mesi, anni, proprio sulla materia di cui stiamo parlando. Allora, io che cosa farò? Io cercherò di leggere il menù che già un po' Marco Travaglio ha esplicitato in campo di giustizia, cioè i temi di cui si è parlato già in questi mesi appena passati, per fornire a Pier Camillo Davigo diciamo i titoli da cui partire per le sue riflessioni. Parto da questo, dagli investimenti in mezzi e personale sulla giustizia, cioè qui abbiamo, diciamo, e poi ci arriveremo, i temi della legge Cartabia, il decreto Rave, le intercettazioni, eccetera. Partiamo dai mezzi per fare qualunque cosa, insomma, no? Buona o cattiva che sia in materia giustizia. All'inaugurazione dell'anno giudiziario, pochi giorni fa, la maggior parte, se non tutti, i procuratori generali, i presidenti di Corte d'Appello che sono intervenuti, hanno indicato gravi carenze nell'organico e dei magistrati e del personale amministrativo, dei cancellieri, della polizia giudiziaria, eccetera. Ecco, quindi mancano i mezzi, cioè è una giustizia, prima di parlare diciamo di quale giustizia, ma comunque sia è una giustizia che non ha i mezzi per poter fare il suo lavoro quotidiano. A Milano mi pare di ricordare che c'è il 30% in meno di personale amministrativo, ecco, cioè non hanno le persone per far andare avanti gli uffici, per far andare avanti il servizio giustizia, come si dice adesso, no? Che dovrebbe essere un servizio dato ai cittadini, però se tu non hai neanche il personale, i mezzi, le fotocopiatrici, la benzina per il personale per spostare i fascicoli appunto dal Palazzo di Giustizia alla sede della Polizia Giudiziaria, beh, allora che cosa si può fare? Partiamo da qui, Pier Camillo Davigo. Sì, io voglio prendere un po' più la larga, meglio dire un po' più indietro, perché se non si capisce il disastro in cui versa la giustizia italiana da almeno 40 anni, non si riesce a capire cosa è successo, cosa sta succedendo. Allora, cominciamo dai numeri. L'Italia ha un numero di magistrati rispetto a 100.000 abitanti che è la metà di quello europeo, della media europea. In compenso ha un numero di avvocati che è il doppio della media europea. E quegli avvocati, non facendocela più, perché per esempio secondo i dati della Cassa Nazionale Forense, certo ci sarà anche un'evasione contributiva, comunque dicono che i giovani avvocati dichiarano un reddito medio, lordo, di 800 euro al mese, quindi guadagnano decisamente meno di un operatore di call center. Uno non capisce perché abbiamo fatto l'università per poi andare a lavorare per così poco. Allora, gli avvocati sono riusciti a porsi a carico dello Stato, io lo chiamo Cassa Integrazione Guadagni degli Avvocati, col patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato, che di per sé è una scelta di civiltà, era assicurato benissimo nell'Ottocento dall'Avvocatura dei Poveri, che era ordinata come l'Avvocatura dello Stato, avevano lo stesso stipendio dell'Avvocatura dello Stato, erano dipendenti pubblici come gli Avvocati dello Stato, avevano lo stesso trattamento economico degli Avvocati dello Stato, quindi erano avvocati bravi, e difendevano i delinquenti poveri. Ora, invece adesso c'è questa curiosa normativa, e l'hanno anche riformata, perché prima era pure peggio, prima era a piedi lista per ogni atto che veniva compiuto, quindi li compivano tutti, intasando ovviamente i tavoli dei giudici. Adesso è per fasi, ma io dico, in tutti gli altri paesi c'è il patrocinio finanziato pubblicamente, ma per esempio ci sono le tabelle per reato, un furto, tot. Poi vedi tu, difensore, cosa vuoi fare? Invece no. Da noi ti pagano il primo grado l'appello alla Cassazione, quindi tutti fanno l'appello alla Cassazione, se no non li prendono questi soldi. Questo è il primo dato. Allora, un legislatore che avesse cervello, come prima cosa, metterebbe il numero chiuso di giurisprudenza. Io ricordo che una mia collega mi ha detto che suo figlio, dopo la maturità, insieme a tutti i suoi compagni di scuola, è andato a fare i test in tutti i corsi di laurea dove c'era il numero chiuso e nessuno l'ha superato. Dopodiché sono iscritti in blocco a giurisprudenza.
senza dove il testo ci sono, quindi c'è anche questo aspetto. Allora, noi da sempre scontiamo un meccanismo che risale più o meno ai secoli dell'indulgenza plenaria. Siamo un paese che tende a perdonare molto, forse a perdonare sempre. E vedete, quando nel 1988 hanno approvato quello che tuttora viene chiamato il nuovo codice di procedura penale, che credo sia uno degli errori più gravi commessi dal legislatore negli ultimi due secoli in questo paese, abbiamo ritenuto di copiare il processo anglosassone. Peraltro questi avevano l'idea del processo anglosassone e del telefilm di Perineso. Io l'ho visto davvero, vi assicuro che è terrore allo stato puro, non quello che immaginano loro. Per esempio, le giurie emettono un verdetto immotivato, dicono colpevole o non colpevole, non ti dicono perché sei colpevole. Quindi che cosa ci scrivi nell'appello? Puoi prenderti con le istruzioni che il giudice ha dato alla giuria, puoi prenderti con qualche nullità, ma non puoi dire no, guardate, io in realtà sono innocente, perché non gliene frega niente a nessuno. La giuria ha detto che sei colpevole, basta. Questo argomento qui non si discute più. Noi abbiamo fatto tutta un'altra cosa. Allora, quando io pressi il progetto di legge delega, dopo aver pensato che questi sono materiali legali, bisogna chiamare subito il sindaco per fargli fare un trattamento sanitario obbligatorio, e vedete già allora, cioè già nell'88, il problema principale che aveva la giustizia italiana era la durata dei processi. Perché c'era una domanda di giustizia eccessiva. E faccio una digressione per dirvi perché c'è una domanda di giustizia eccessiva in questo paese. Per due ragioni. Primo, perché è finita la mediazione politico-sindacale, quindi tutto diventa contenzioso. Una volta De Matte, che era un professore della Bocconi, era diventato presidente del Ferrovie dello Stato, venne nel mio ufficio e mi fece questa singolare proposta: se voleva andare a fare il direttore del personale delle ferrovie. Ma perché vorrei fare il direttore del personale ferrovie? Sto tanto bene qui. E lui dice: no, ma perché? Tra l'altro il trattamento economico sarebbe adeguato al carico di... perché le ferrovie dello Stato all'epoca avevano 120.000 dipendenti e avevano 60.000 cause con i loro dipendenti. Cioè voi capite che è un paese impazzito. Se metà dei dipendenti delle ferrovie fa causa al suo datore di lavoro, intanto primo, è ancora il direttore del personale che dirige il personale, che sono i giudici del lavoro. Secondo, possibile che non riuscite in qualche maniera a mediare, a ridurre le liti? Secondo, perché in generale il nostro sistema è finalizzato, ma da sempre, a tutelare i farabutti e non le persone per bene. Quando io ero bambino, poi lo sdrettolamento è progressivo, essendo io abbastanza anziano, ricordo le cose quando andavano un po' meno peggio di adesso, chi si comportava bene, diceva, chi si comportava male, ti faccio causa. Adesso è chi si comporta male che dice a chi si comporta bene, fammi causa, con uno sberleffo, perché tanto sa che non gli faranno niente di male. Per darvi qualche idea concreta, in Italia lo Stato incassa il 4% delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie, cioè il pagamento su base volontaria. Paga chi vuole, chi non vuole intesta la macchina alla moglie o al figlio e poi continuano a pagare di più sosta, le sanzioni. Tanto non gli possono fare il fermo amministrativo e mettergli le ganasce perché la macchina è stata armata. Ma veniamo al problema. Se il problema già nell'88 era che i processi duravano troppo, dico voi introducete un codice che nell'ipotesi migliore ne triplicherà la durata. Poi vi farò qualche esempio del delirio che avviene nelle aule di giustizia tutti i giorni. La risposta dei sostenitori del codice era no, perché adesso c'è un unico rito processuale che si fa per tutti, invece adesso ce ne saranno tanti diversi, il patteggiamento, il giudizio abbreviato, eccetera, quindi sarà come negli Stati Uniti, dove il trial jury, cioè il processo che vedete per televisione, si fa nel 4% dei casi, tutti gli altri processi vengono definiti in un altro modo, tra l'altro tenete conto che là il 90% degli imputati si dichiara colpevole, a noi non è neanche richiesto di dichiararsi alcunché, ma se ci fosse quasi nessuno si dichiarerebbe colpevole. E anche qui ci sarebbe un'antologia infinita di storie che raccontano. Ma la risposta appunto fu, ci saranno tutti questi riti alternativi, quindi si faranno pochissimi processi. E io dissi, ma scusate, ma come viene in mente? Ma in un paese in cui in 50 anni ci sono stati 35 provvedimenti di amnistia e indulto, quindi uno ogni anno e mezzo, ma chi volete che parteggi?
nessuna pena è meglio di una pena ridotta. Se tu aspetti un anno e mezzo arriva l'amnistia o l'indulto e tu non conti nessuna pena. Perché dovresti patteggiare? Sei scemo se patteggi. Bisogna farti fare la presa psichiatrica. Ma ha detto, no, cambieremo la Costituzione per mettere una maggioranza altissima per fare l'amnistia e l'indulto, infatti c'è la maggioranza di 2/3 adesso la Costituzione per fare le leggi di amnistia e indulto, e quindi non si faranno più. Parlare ne ha fatte 3 comunque. Perché questo ogni tanto si mettono d'accordo, quando ne hanno un po' da tutte le parti, dice, beh, vediamo di togliere il problema. Adesso man mano protezione e altre cose, non ce ne sono quasi tutti condannati che contano, quindi non lo fanno più. Il risultato è stato comunque che noi abbiamo una percentuale di procedimenti ordinari che è dell'85-90%, cioè quello che all'estero fanno con reti alternative noi lo facciamo con reti ordinarie, e il rito ordinario è concepito da menti malate. E guardate che le garanzie non c'entrano niente, qui c'entra la stupidità. Vi faccio qualche esempio. Tutta l'attività di indagine, fatta eccezione per gli atti irripetibili, originariamente irripetibili, per esempio una perquisizione, è chiaro che non puoi ripetere una perquisizione, cioè dovresti andare là a rimettergli la droga, poi lo riperquisisci, bisognerebbe fare la presa psichiatrica a chi fa questa operazione. Certo che se ce la metti la trovi. Tutte le altre non sono utilizzabili e non vengono conosciute dal giudice. Io mi ricordo, nei tempi in cui c'era questo codice, ero ancora pubblico ministero, facevo il pubblico ministero in aula, arriva una persona di buona cultura, non so se un architetto o un ingegnere, ma comunque estranea al mondo del diritto, che alla mia domanda di riferire al tribunale fatti di cui era conosciuto su quella vicenda, si gira verso il tribunale e dice, ma io confermo tutto quello che ho detto ai carabinieri. Il Presidente gli dice, noi però non sappiamo che cosa lei ha detto ai carabinieri, non perché sono negligenti, perché non possono sapere. Però questo l'ha guardato un po' stranito, ma veramente non sapete cosa ha detto ai carabinieri? Il Presidente dice no. E come fate a giudicare? Io volevo stare una roba abbracciata, perché una persona sana di mente, che mette in piedi un'aula di giustizia e vede quali regole si adottano, e adesso vi faccio vedere, vi faccio l'esempio di che cosa accade, perché è fantastico. A parte il test, e se il test non dice più le cose che ha detto prima, gli si possono contestare le cose che ha detto prima, ma quella contestazione potrà servire, se lui non cambia versione, semmai a far condannare lui per falsa testimonianza, ma non a provare i fatti che sono descritti in quelle affermazioni. Quindi l'imputato comunque verrà assolto. Il che per gli imputati di un certo peso è una garanzia, perché gli fanno così dalla gabbia e poi lo ritratta su. Infatti. Ma prendiamo l'operato della polizia. Premesso che quando uso il termine polizia intendo polizia giudiziaria, che non è un corpo, una funzione, se no non si capisce mai, nessuno lo spiega mai. Quindi i vari corpi di polizia hanno degli appartenenti che rivestono la doppia qualità di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, poi altre eventuali funzioni particolari. Per cui per esempio una radiomobile dei carabinieri, una volante che va in giro, è un organo di pubblica sicurezza, quando assiste a un reato scatta la sua qualità di polizia giudiziaria. Nella prima qualità risponde all'esecutivo, nella seconda all'autorità giudiziaria. Bene, l'attività della polizia giudiziaria è seriale. Gli scippi sono più o meno tutti uguali. Le piccole rapine sono più o meno tutte uguali. Le piccole cessioni di stupefacenti sono tutte uguali. Non anni dopo come accade da noi, ma neanche una settimana, due settimane dopo si può ricordare. Perché quello tutti i giorni arresta 3 scippatori. Allora ha scritto nell'immediatezza una notazione di servizio in cui ha messo tutto quello che ha visto e che ha fatto, ma questa il giudice non la può leggere, perché per fargli leggere questi atti ci vuole il consenso delle parti, e siccome il consenso del difensore del deputato non c'è quasi mai, bisogna farlo venire a testimoniare. Quello viene a testimoniare ovviamente non si ricorda, certo. Ma il codice dice che può essere autorizzato a consultare gli atti a sua firma. Allora il pubblico ministero gli dà quella notazione di servizio che il giudice non può leggere, lui la legge, registriamo la lettura di un atto scritto che abbiamo già e poi trascriviamo la registrazione della lettura. Ma voi capite che è una roba da mente, sì, mente malata e che non c'entra niente con le garanzie. Allora, in tutto questo lo strangolamento delle risorse può persino essere un beneficio, perché prima o poi qualcuno dirà, ma insomma, dobbiamo veramente fare questa roba, che quella è una legge, la registriamo e la trascriviamo, che costa un sacco di soldi, tutto questo, perché c'è un trascrittore, non è che lo viene a fare gratis, viene pagato. Ma il vero problema è che bisogna contenere il numero di processi, ma contenere il numero di processi
un'altra cosa non facile. Perché? Primo, perché noi per gli stessi fatti facciamo sempre un sacco di processi quando gli altri paesi ne fanno uno. Sempre quando facevo il pubblico ministero, una volta sono andato in carcere, cioè una volta, quando ero in turno, andavo in carcere per combattere gli arresti, una volta mi capita un borseggiatore cileno che era venuto a Milano per la fiera campionaria, perché è più facile borseggiare quando sei in mezzo a tanta gente, che c'è uno solo in centro alla piazza, perché quando sta vicino quello si preoccupa e sta attento. E guardo il certificato carichi pendenti e in tono di rimprovero gli dico: lei è la quarta volta che viene arrestato in un mese. Questo mi fa un sorriso largo così e dice: che bel paese che è lì. 3 anni fa mi hanno arrestato a Ottawa, sono uscito dopo 2 anni e mezzo a piedi spianto, è un paese serio. Cioè, vieni qui dal Cile a borseggiare. Vuol dire che questo, ammesso che poi gli facciamo scontare quella pena, perché in realtà prende una decisamente minore, ma facciamo 4 processi invece di uno per cominciare. Là fai uno, per quello prendi, per quello non lo ruba più. Quindi, secondo, li facciamo anche proiettati nelle impugnazioni, perché vedete, da noi più o meno tutte le sentenze di condanna vengono appellate e un congruo numero poi portano al ricorso per Cassazione. Allora, come mai? Beh, prendiamo la Francia, che è un paese che per certi versi ci somiglia, in alcune cose, in altre neanche un po', perché loro sono seri, però è un po' più seri di noi. Anche in Francia si può appellare, ma non c'è il divieto di reformatio in peus che c'è in Italia. Cioè, se fai appello lo fai a tuo rischio e pericolo. Se il giudice di appello pensa che il tuo appello sia pretestuoso, ti aumenta la pena. Quindi si sta d'accordo. Questi sistemi li usiamo anche noi. Se ci pensate, con la sostanzialità vi dicono che se paghi subito lo paghi una certa cifra, se aspetti ne paghi un'altra, se fai ricorso alla fine pagherai ancora di più. Però nel processo penale questo non c'è, quindi tutti fanno qui io mi sento, magari l'unica forse cosa che mi sento quando ho detto Marco Travaglio, diciamo, un imputato colpevole ha raggiunto una cosa schiaccianti e cerca di finirla lì, no, perché comunque differisci l'esecuzione della pena, in ogni caso. Quando anche te la confermino, tu intanto prendi tempo e non vai dentro. Siccome si sa che in questo paese le cose prima o poi si aggiustano, sì, come o perlomeno per secoli siamo abituati così, io comincio ad appellare, poi si vede. È vero. Il ricorso per Cassazione, che è un po' più stretto, però, per darvi qualche numero, in Italia la Corte Suprema di Cassazione fa 90.000 sentenze l'anno, quella francese ne fa 1.000. Mamma mia. Però in Francia ci sono 100 avvocati cassazionisti, in Italia 52.000. Voi capite che c'è qualcosa che non va. E nessuno parla di questi problemi. Ora, il problema è che dal punto di vista dell'efficienza, la Corte di Cassazione apparentemente, ci sono stato 14 anni che mi racconto bene, è l'ufficio giudiziario, almeno nelle sue sezioni penali, più efficiente d'Italia, perché definisce entro 9 mesi dall'arrivo in cancelleria 60.000 processi l'anno, sezioni penali. Parliamoci, che bravi. Qual è il problema? Che la Corte di Cassazione esiste per assicurare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, ma con così tante sentenze i giudici della Corte non conoscono più la giurisprudenza della Corte, perché se dovessero leggerle tutte non avrebbero più tempo per fare i processi. Quindi ci sono i contrasti inconsapevoli. Mentre i consapevoli sono un arricchimento culturale, cioè una sezione risolve una questione in un modo, un'altra risolve in un altro, poi si va alle sezioni unite, si soppesano le ragioni degli uni e degli altri, si prende una decisione che si vorrebbe più meditata, quando ci sono i contrasti inconsapevoli si omette il rumore. Sì. Quindi il rumore, cioè i disturbi, per cui siccome adesso sono tutte informatizzate, le massime, uno trova tutto il contrario di tutto. Beh. E questo alimenta ulteriormente le impugnazioni. Ah, perché poi uno impugna, chiaramente. No, perché certo, uno troverà una sentenza della Cassazione che gli dà ragione, ce ne sono 9 che gli danno torto. Quindi, perché quella è scappata su un numero di cose. Allora, questo è il quadro in cui si muove la giustizia. E capite che quando io sento le giuste doglianze che erano sottese alla domanda di Marcetto, mi viene in mente quello che diceva Zino di Vicino Abissali, sulla barzelletta che girava l'Unione Sovietica poco prima del crollo. E la barzelletta era questa, la differenza fra il pessimista e l'ottimista. Il pessimista è quello che dice peggio di così non può andare, l'ottimista
ottimista gli risponde sì che può andare anche peggio. La situazione italiana è più o meno questa, quindi prima o poi il sistema crollerà, perché è impossibile. Noi abbiamo pensato bene di prendere in giro l'Unione Europea, che non ci ha mai detto di non fare i processi, ci ha detto di farli in fretta, che è tutt'altra cosa. E se venissero a vedere che cosa facciamo, inorridirebbero. Quelle robe che vi ho aperto da noi sono solo alcune dell'infinita serie che si potrebbero raccontare. Secondo tema che butto lì, beh, la riforma Cartabia. A partire da una cosa che ancora non è stata citata qui in questa sede, ma che è stata già in parte discussa, e cioè noi abbiamo non soltanto i tre gradi di giudizio, ma abbiamo anche l'udienza preliminare, quindi già una sorta di quattro gradi di giudizio. Ecco, poi c'è anche l'udienza stralcio, quindi siamo a cinque. Ecco, oggi, cioè da oggi in poi, il giudice dell'udienza preliminare dovrebbe rinviare a giudizio non come fino ad ora, se ritiene che ci siano elementi che sufficienti a dover andare in aula e a discutere dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, ma deve rinviare a giudizio soltanto se prevede la condanna. Ora, questo, cioè, o è un precog e siamo Minority Report, no, il film in cui tu devi già prevedere il futuro, oppure è non lo so, cioè, anche dal punto di vista del diritto ha senso? Io ho studiato filosofia, quindi non conosco il diritto, ma dal punto di vista del diritto ha senso una cosa così? Avrebbe senso, perché gli altri fanno così, se il giudice del dibattimento avesse lo stesso materiale che ha il giudice dell'udienza preliminare. Il problema è che le prove su cui il giudice dell'udienza preliminare fa quella previsione, cioè beh, certo, questo ha l'evidenza colpevole, il giudice del dibattimento non ce le ha. E c'è il rischio grave che non le veda mai più, e che non, perché non gli danno il consenso alla posizione, e che i testi li ritrattino, o che i testi non si presentino più volte, perché città che diventino irreperibili, succede. E quindi sì, certo, puoi dare lettura, ma devi passare talmente tanto tempo che prima arriva la prescrizione, adesso la prescrizione non c'è più, dopo la sentenza di primo grado, ma prima c'è. Questo è un altro problema di cui noi ci distinguiamo da tutti gli altri. Che io sappia, ci sono solo due paesi nel mondo occidentale che hanno la prescrizione che decorre dopo che il processo comincia. L'Italia e la Grecia, che in questi tempi non è un buon modello, è stata affidata alle cure della Troica, adesso pare che sia un po' migliorata, ma gli ha fatto sputare lacrime e sangue, sarà la fine che faremo noi anche, probabilmente. Allora, e anche in Italia, nel civile, quando comincia il processo, la prescrizione non decorre più, è solo nel penale. Allora, per cominciare, decorre non da quando il processo comincia la prescrizione, decorre da quando il reato è stato commesso. E vi faccio l'esempio dei reati tributari. I reati tributari, che peraltro si chiamano finanziari e non tributari, perché previste le leggi finanziarie, vengono accertati a 6 anni di distanza dal fatto commesso, perché accertano 5 anni dopo, ma è la dichiarazione, quindi già un bel po' di prescrizione se l'è presa quando la notizia di reato arriva in procura. Poi la procura ha i tempi limitati fino alla prescrizione per cercare di fare indagine preliminare, udienza preliminare, giudizio di primo grado, adesso bloccata dalla legge Bonafede, poi c'erano anche appello e cassazione, era impossibile. Io nella mia vita ho visto un detenuto per reati finanziari in espiazione pena, ma solo perché aveva litigato con l'avvocato, non aveva pagato, quando gli ha fatto l'appello, se no non sarebbe mai andato dentro. E lo sentivo per altra causa, ho detto, ma come fa a essere dentro? Non mi ha spiegato questa cosa, era strano, era anomalo, no? Invece una volta ho visitato il penitenziario federale di Banner, North Carolina, istituto di media sicurezza federale, dove i detenuti per cominciare stanno in divisa. In Italia ce ne sono come gli pare. In secondo luogo, quando passano la guardia si mettono sull'attenti e parlano con la guardia facendo precedere e concludere qualunque frase dalle parole sure, come non so se avete visto Full Metal Jacket. La prima e ultima parola che voglio sentire è signore. Terzo,
scontavano pene tra i 5 e i 15 anni. Erano metà dei detenuti di questo carcere e alla mia sorpresa il direttore mi ha guardato come se io fossi un selvaggio e mi ha detto: hanno mentito al popolo americano. A qualcuno viene in mente in Italia che gli evasori fiscali mentono al popolo italiano? Assolutamente, anzi. No, Berlusconi ha persino detto che lui, si dicono che non è il censo dello Stato, può essere poi il censo dei cittadini. Il bello è che ha lavorato in giurisprudenza, dovrebbe sapere che il concetto di Stato è definito dai giuristi come l'organizzazione di un popolo su un territorio, e il popolo insieme ai cittadini. Quindi gli evasori fiscali derubano noi. Certo. Allora, in questo contesto, sì, sarebbe sensato, ma sarebbe sensato se il giudice conoscesse quegli elementi. Invece no, perché qui l'idea proprio sbagliata è che la dicevano come se fosse una cosa intelligente, invece è una cartinata colossale. Dice no, il giudice deve essere la pagina bianca su cui le parti scrivono. Questo va bene per uno che fa il giudice una volta nella vita, perché se no, dopo un po', trae insegnamenti dalla sua esperienza. E l'esperienza è nel senso che più o meno gli imputati sono colpevoli, di solito. Ci mancherebbe che sbagliassero sempre polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice per udienza preliminare. Qualche volta si prenderanno, anzi, quelli sempre ci prendono. Certo che se poi il giudice non ha le prove, perché non gliele fanno vedere, è obbligato a assolvere. Io mi ricordo un presidente di sezione del Tribunale di Milano che mi faceva molto ridere, perché cominciava tutti i processi dicendo all'imputato: lei che cosa ha fatto? Però se quello gli diceva niente, di solito diceva: no, ho fatto quello. Se uno diceva niente, diceva: su, non dica così, se l'hanno portata qui ci sarà una ragione. Dal punto di vista statistico ha una sua valenza. Beh, c'era anche, erano altri tempi, c'era anche un famoso presidente di Corte d'Assise di Torino, Perpinelli, che una volta aprì un processo per omicidio dicendo: carabinieri, portate gli assassini. Era un po' un discorso di giudizio, no? Quindi il problema è questo, che non ha senso quella norma se non si cambia il patrimonio cognitivo del giudice del dibattimento. Perché siccome quelli abbreviato non lo chiedono, perché se lo chiedessero deciderebbe il giudice dell'udienza preliminare, ma non lo chiedono, perché è chiaro che se uno la capisce l'aria che tira, siccome si può chiedere fino alla fine dell'udienza, anche lì, per dar tempo a quello di capire come va a finire, se capisce che il giudice è cretino, lo può intortare, allora chiede l'abbreviato, se no, ci vediamo se mi va meglio con quello del dibattimento. Poi adesso ha messo questa udienza filtro, che farà altri guai, perché in un tribunale come quello di Milano magari si può anche fare. Perché il giudice ha fatto udienza filtro, non può più fare il processo. L'udienza filtro è quella che viene fatta prima dell'udienza preliminare. No, quando non c'è l'udienza preliminare. Quando è la citazione diretta. Per la citazione diretta. Allora, questo qui deve vedere se patteggiano, se sono abbreviato, se sono varie cose, eccetera. Se no, rinvia il giudizio. Però non può più fare il giudizio poi. Quindi, in un tribunale piccolo, io sarò condizionato alla mia prima esperienza. La mia prima esperienza fu il tribunale di Genova, dove eravamo in 6, compreso il presidente. Allora, tenete conto che il GIP non può fare il GUP. Ovviamente il GUP non può aver fatto il GIP. Il GIP e il GUP non possono fare il dibattimento. Quello che fa l'udienza filtro non può aver fatto né il GIP né il GUP, né potrà fare il dibattimento. Quindi già ce ne vogliono 4 per fare un processo. Se c'è questo rischio. Poi, non basta ancora. Perché frequentemente capita di dover fare processi in cui c'è l'astensione obbligatoria. Per esempio, se in un reato commesso da più persone, tipo associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, che bastano 3 persone per farla, ne ho già giudicato uno dicendo che era insieme agli altri 2, non posso più giudicare gli altri 2 perché ho anticipato il giudizio. E quindi ci vogliono giudici che non hai più, allora li fa venire da fuori in missione, quindi altri soldi che se ne vanno. Con quello che è arrabbiato perché lo mandano in un altro posto, deve alzarsi prima la mattina, prendere il treno, in precarica tutto il viaggio, perché siccome prende i treni pendolari della regione Lombardia, comincia a imprecare da quando sale. E voi capite che tutto questo serve a paralizzare il sistema, tra l'altro, no? È una roba da matto. Prosegui con le domande, mi deprimo da solo. Mettiamo insieme un po' di cose, ne abbiamo già parlato, i reati non punibili senza querela di parte, l'ergastolo ostativo che toglie la corruzione dall'elenco dei reati ostativi, le intercettazioni che devono essere, così dice il ministro Nordio,
ridotte, anche perché costose. Ora qui mi faceva notare un magistrato che ho intervistato nei giorni scorsi, mi faceva notare che ad agosto c'è stata una commissione tecnica che ha stilato una specie di listino dei costi delle intercettazioni e le ha presentate al ministro Nordio. Ora, se erano troppe, e lui le ha approvate, se sono troppo costose, doveva dire ad agosto: guardate, non mi va bene questo listino che mi avete stilato. Invece lo dice così a favore di telecamera. Ecco, insomma, questa mole di problemi che sono stati ampiamente già dibattuti, ma che non hanno ancora trovato soluzione. Ma cominciamo dalla fine. Allora, intanto i costi delle intercettazioni derivano da due voci del tutto diverse. Primo, pagare i concessionari che ci danno la linea. E qui la cosa è poco curiosa, perché i concessionari hanno la concessione dallo Stato. Lo Stato potrebbe dirgli nel contratto: mi fai le intercettazioni gratis. E guardate che, per esempio, le indagini bancarie, che sono più costose delle intercettazioni, le banche ce le fanno gratis. Io ho fatto parte moltissimi anni fa, quando ero ancora giovane e quindi un po' aggressivo, di una commissione mista dell'Associazione Magistrati e dell'Associazione Bancaria Italiana per vedere di risistemare la questione delle indagini bancarie, e questi dell'API mi dissero: però non è giusto che noi spendiamo un sacco di soldi tra costo del personale e fotocopie per darvi le carte, dovreste pagarci il costo. E io ho detto: allora vi faccio una controproposta, voi ci dite che non ce le date, noi facciamo la perquisizione, così le fotocopie le facciamo noi. Va bene, ditele di approvare. E come vedete dipende sempre dai sistemi che si usano, se non si vuole trattare. L'altra voce riguarda invece un risparmio fortissimo che lo Stato fa, perché l'obsolescenza degli impianti per le intercettazioni ambientali è molto molto rapida, perché continuamente l'industria elettronica produce strumenti atti a verificare l'efficacia delle microspie. Se lo Stato comprasse lui le microspie non spenderebbe niente per fare le intercettazioni, ma ogni due mesi dovrebbe cambiarle, quindi spenderebbe di più di queste imprese specializzate che qualche volta le producono loro, altre volte le comprano dall'estero e fanno le intercettazioni, ovviamente facendoti pagare il noleggio dell'impianto e il personale suo che lo sa usare. Anche lì però c'è quanto diceva Gianni Barbacetto, è stato fatto un lavoro per omogeneizzarle a livello nazionale e il ministro l'ha firmato. Ma Nordio dice delle cose in più. Dice che in Italia si fanno troppe intercettazioni e lo ripete, continua a dirlo. Non è vero. È una bugia clamorosa, come quella del sovraffollamento delle carceri. Poi parliamo dopo del sovraffollamento delle carceri, che non c'è. Allora, poi vi dico perché. Esatto. Allora, il problema è che l'articolo 15 della Costituzione italiana prevede che tutte le intercettazioni siano autorizzate dall'autorità giudiziaria. Siamo probabilmente l'unico paese al mondo in cui un magistrato autorizza le intercettazioni di servizi segreti. Io non credo, anzi, quando parlo con i colleghi stranieri, guarda, mi hanno dato i granati, gli occhi sgranati, e dico: ma cos'è che fate? Allora, all'estero di intercettazioni le fanno molte più che in Italia, ma non sono autorizzate dalla magistratura, le fa direttamente la polizia, le fanno direttamente i servizi segreti, le ordina il ministro dell'interno e così via. Quindi non si può fare il confronto, perché se metti a confronto le indagini giudiziarie fatte in Italia, cioè tutte autorizzate dall'autorità giudiziaria, quelle fatte all'estero, solo una piccolissima parte autorizzata dall'autorità giudiziaria, non ti viene. Secondo, dice che, questo l'ha già detto Travaglio, mafiosi non parlano, comunque non parlano di reati. Ho scritto un articolo per Il Fatto, non so se l'hai letto, in cui citavo un testo che Nordio dovrebbe conoscere, tutti i magistrati penalisti lo conoscono, forse tranne lui, che è l'ordinanza, sentenza di rinvio a giudizio del maxi processo di Palermo, firmato da Falcone, Borsellino e dagli altri membri del PUR, che è un pilastro della storia giudiziaria italiana. Buscetta descrive la struttura di Cosa Nostra. Famiglia, anzi
Cina, famiglia, mandamento, capoprovincia, commissione. Bene, la Royal Canadian Mounted Police, le giubbe rosse, quelle dei film e dei fumetti, nel maggio del 1974, senza alcuna autorizzazione del magistrato, fanno un'intercettazione ambientale in un bar latteria di Violi Paul e un altro che non mi ricordo come si chiamava, che era presente. Arriva un mafioso di Cosa Nostra siciliano, questi due erano ritenuti dalle giubbe rosse appartenenti a Cosa Nostra americana. Arriva questo e si presenta, dice: io sono di Cosa Nostra siciliana. E per accreditarsi dice: il mio capo decino è tale, il mio capo famiglia è tal'altro, il capo mandamento è tal'altro, il capo provincia è questo, dando quindi un riscontro enorme alla descrizione che fa Buscetta della struttura di Cosa Nostra. Quindi non solo parlano, ma descrivono la struttura di Cosa Nostra. Però Nordio non è l'unico smemorato di questo paese, perché tutti gli altri sì invece. Allora, John Dickey, non so se qualcuno di voi l'ha visto su Sky quando fa De Gustibus, che è interessante sulle... No, la storia della cucina italiana. Ma è uno storico serio anche, no? Che si occupa anche per esempio dei rapporti tra mafia e chiesa, ha fatto un documentario Chiesa Nostra, in cui l'abbinamento di due termini rende chiari i termini della questione. E ha scoperto nell'archivio centrale di Stato i rapporti di Ermanno San Giorgi, e voi direte: chi è costui? Infatti nessuno sa chi è Ermanno San Giorgi, perché i suoi rapporti sono stati sepolti all'archivio centrale dello Stato nel 1888, quindi oltre 120 anni fa, dove aveva scoperto e descritto la struttura di Cosa Nostra. Il generale Giuseppe Gavernale, che è stato fino a 2 anni fa direttore della DIA, li ha ripubblicati e poi ha scritto anche un libro intitolato Sapevamo già tutto. Voi capite che questo è un paese senza speranza, dove accadono queste cose. Il procuratore generale di Palermo dell'epoca, lui era questore di Palermo, San Giorgio, lo ha fatto trasferire, ha spedito agli archivi centrali dello Stato i suoi rapporti, e siccome veniva da Parma, probabilmente non era neanche mafioso, era stato soltanto massone, e quindi essendosi incrociati massoneria e mafia forse fin già da allora, questo spiega certi risultati. Quindi il minimo che si possa dire è che Nordio parla di cose che non conosce. Peraltro lui ha fatto 300.000 ore di intercettazioni per il MOSE, ha chiesto l'autorizzazione del giudice per farle, il giudice l'ha autorizzato, e quindi non capisco come poi possa strillare dicendo che si fanno troppe intercettazioni. L'ho sentito in un suo intervento, in un scambio molto duro con il senatore Scarpinato, ha detto che lui ha fatto queste operazioni più grosse di tutti quelli che hanno fatto Mani Pulite. Noi qualche soldino l'abbiamo portato a casa, nonostante lui non credo, perché da tanto ho capito nessuno ha cacciato i soldi per uscire di galera, perché dice queste cose non si fanno. Ragiona come Colombo, che dice che è più o meno un'estorsione, un sequestro di persone è proprio di estorsione. Poi l'altra questione è quella dell'ergastolo ostativo. Qui l'Italia non è capace di difendersi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Prendiamo delle condanne assolutamente ingiustificate, perché andiamo là e diciamo delle scemenze. Allora, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione molto più ampia dell'Unione Europea. Ci sono 47 Stati membri, compresa la Russia. Questi 47 Stati membri hanno 47 ordinamenti diversi, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non applica il principio iura novit curia, cioè che la qualificazione giuridica la dà il giudice. Perché non lo applica? Perché non può conoscere 47 ordinamenti. Allora che cosa fa? Se le parti sono d'accordo sulla configurazione giuridica, lei prende per buona quella configurazione giuridica. E noi grazie a questo abbiamo preso una condanna per il fatto, per la vicenda contrada, sul concorso esterno a situazione mafiosa, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto le parti hanno convenuto che è un reato di reazione giurisprudenziale. Io vorrei sapere chi era il rappresentante dell'Italia che può aver detto una simile bestialità, perché in Italia non ci possono essere reati di reazione giurisprudenziale, perché nessuno può essere punito se non in forza di una legge che si è entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa è la questione, tutto lì. Siccome il concorso esterno c'era già da quando c'era il reato di estorsione per delinquere, si è esteso automaticamente quando è introdotto il 416 bis, perché c'è una norma che punisce
l'assistenza ai partecipi e dice: chiunque fuori dai casi di concorso nell'associazione dà vitto o rifugio agli associati è punito, eccetera eccetera. Quindi c'era ininterrottamente dal 1930, non era un reato di creazione di un anziano, ed è un ignorante quello che difende l'Italia, sperando che sia solo un ignorante. E infatti la stessa cosa, già che ci siamo, vale per la condanna presa per i sovraffollamento carcerario. Noi abbiamo dichiarato di avere 60.000 detenuti, e lì più o meno c'eravamo perché abbiamo i nomi di tutti, e 32.000 posti carcere. È ovvio che ci hanno condannati, cioè, sono mica galline che li stringete finché ci stanno. Allora, adesso credo abbiamo 56.000 detenuti, non so perché perdo il conto, 57.000, sì, insomma, su quella cifra lì. E abbiamo una qualche unità, una qualche decina di unità in meno come posti carcere. E quindi dicono sono affollati, quindi risarciamo anche i detenuti perché, o con lo sconto di pena o il denaro, perché sono stati tenuti in situazioni di sovraffollamento. Il problema è che non sono tenuti infatti in situazioni di sovraffollamento. Sapete perché? La media europea di superficie assegnata ai detenuti è di 4 metri quadrati. Siccome in Italia non c'è nessuna norma che stabilisca qual è, si applicano quelle regole delle case di civile abitazione: 9 metri quadrati per il primo, 5 metri quadrati per ogni ulteriore occupante. Ora, voi capite che è un paese di dementi questo qui. Poi non è che le carceri vanno bene, ma le carceri vanno male per un altro motivo. Prima di tutto perché frequentemente sono obsolescenti. Secondo, perché l'avete visto con l'evasione dei minorenni dal carcere minorile. Cioè, i lavori che vanno avanti da 16 anni. E questo apre un capitolo. Perché i lavori pubblici durano così tanto in questo paese? Soldi. Ma come è possibile che da altre parti hai un termine, se non lo rispetti ti metto una penale spaventosa e siccome devi aver presentato una fideiussione bancaria o assicurativa la paghi? Mentre da noi durano all'infinito, poi ti fanno le varianti in corso d'opera, ti fanno la revisione prezzi perché c'è l'inflazione. Perché si vivono le mazzette. Certo. E quindi se quelli che sono fuori a fare gli appalti fossero dentro a fare i detenuti, probabilmente avremmo risolto anche questo problema. No, appunto, l'ergastolo ostativo. Ecco, allora, alla Gran Bretagna hanno fatto passare i testi occulti. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso di un condannato contro il Regno Unito perché diceva questo qui, e guarda, lo fanno ancora questo in Gran Bretagna, gli hanno fatto comparire un test incappucciato con l'apparecchio che distorceva la voce, non mi hanno detto chi era, e sulla parola di questo qui mi hanno condannato. La Gran Bretagna è stata assolta perché il difensore della Gran Bretagna ha spiegato che noi abbiamo l'ira e in ogni caso la criminalità è brutta. Se noi avessimo fatto vedere ai giudici di Strasburgo le immagini della strage di Capaci, infatti, probabilmente non avrebbero avuto niente da dire sulla relazione. Perché vorrebbero toglierlo tu pure. Nel 92 in Italia c'erano 1700 omicidi volontari, per almeno due terzi opera del crimine organizzato. Quest'anno sono stati 310. Oggi un giornalaccio, prendendosela con me, perché dice che io ho detto questa cosa orribile sullo sciopero della fame di Cospito, non so come si dice, e perché ho detto che in Gran Bretagna quelli che hanno fatto sciopero della fame sono morti, sciopero della fame se lo mangi muori, no? Non te lo mica imposto io di fare sciopero della fame, io ti porto in mezzo, non lo mangi, pazienza. E dice, ma infuriava una guerra civile, tanto infuriava in Irlanda e non in Inghilterra per cominciare, ma invece noi vogliamo che riprenda la quasi guerra civile che ha fatto le organizzazioni criminali in Italia e che non sempre è andata a buon fine, perché per esempio l'attentato ai 500 carabinieri, per fortuna non è esplosa la bomba, ma cosa nostra è l'intenzione di uccidere 500 carabinieri? Io non credo che l'Iran abbia mai fatto un attentato di queste dimensioni. Ma anche lì, siccome noi queste cose non le diciamo, la Corte Europea dei diritti dell'uomo dice, no, potete tenere uno per sempre dentro che esclude alla radice ogni possibilità di rieducazione, non è anche vero un po', se si rieduca si pente e ci racconta tutto. Infatti. Ma qui il problema è che se poi racconta tutto vengono fuori anche quelli che sono la cosiddetta, come la chiama Scarpinato, come la chiamano anche altri, borghese mafiosa.
Ed è evidente, se la mafia fosse solo un'organizzazione criminale, sarebbe stata estinta da 150 anni almeno. Se qualcuno di voi ha letto il Gattopardo, ha visto il film, si ricorderà che quando arriva il funzionario piemontese dice adesso arriveranno i nostri carabinieri e vedrete che non sarà più come prima. In effetti per 6 o 7 anni è stato così. Poi è cambiata la maggioranza in Parlamento e la mafia ha cominciato a campare allegramente. C'era qualcun altro che si è dimenticato? Direi di no. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario ultimo, pochi giorni fa, la procuratrice, non so se dice il procuratore o la procuratrice generale di Milano, ha detto questa cosa: noi dobbiamo indicare i criteri di priorità quanto a tempi e mezzi per quanto riguarda le indagini da fare, i processi da celebrare. E ha aggiunto: non mi nascondo e non vi nascondo che questo incide sulla discrezionalità dell'azione penale. Allora, siccome non si possono fare tutti i processi, bisogna stabilire dei criteri di priorità. Si è sempre fatto, solo che si faceva alla rovescia. Vi racconto una storia, così vi rendete conto che in questo paese non si salverà più. Una volta facendo una relazione all'Università di Bologna, sono stato molto più pessimista di oggi. L'ottimista. La professoressa mi aveva invitato, mi aveva detto: dia una parola di speranza a questi ragazzi. Io ho detto: emigrate. A parte questo, vi racconto questo. Quando c'era ancora la procura presso la pretura, c'erano due procure, una presso il tribunale e una presso la procura, che aveva tantissimi processi che peraltro non faceva la procura presso la pretura. La procura presso il tribunale aveva, con 38 sostituti, 60.000 processi l'anno, di cui 45.000 per omesso versamento di ritenuta d'acconto. La maggior parte di queste cose erano minimali, tipo 10.000 lire versate in meno oppure un giorno di ritardo. Tant'è che noi ci eravamo inventati un sistema per cercare di venirne fuori, che era questo: quando interrogavamo questi qui, gli dicevamo: lei si è dimenticato, vero? No, non avevo i soldi. Dica che si è dimenticato, è un delitto doloso, se si è dimenticato per colpa, archiviamo. Poi guardava diffidente: no, non avevo i soldi. Che devo fare? Allora, nel 90 istituiscono a Milano un comitato per Milano 92, non sapevano cosa sarebbe successo nel 92, presieduto dal ministro della funzione pubblica, che era Gaspari, Remo Gaspari, quello che aveva riempito l'Italia di postini abruzzesi, che era presieduto, quando non c'era il ministro, presiedeva il prefetto, e partecipavano tutti gli uffici pubblici di Milano, tra cui il procuratore della Repubblica. Allora il ministro chiede, che era Borrelli, qual è il vostro problema più grosso? Perché l'idea era sveltire, snellire, eccetera. E il procuratore gli ha detto: i processi per omesso versamento di ritenuto d'acconto. Perché siccome ci arrivano tutti sull'orlo della prescrizione, i sostituti si devono buttare a fare questi. Perché se gli arriva l'ispezione e tu hai fatto prescrivere 2.000 processi, ti fanno procedimento disciplinare. Allora lasciano lì gli omicidi, che tanto sono imprescrittibili, certo, comunque si prescrivono 30 anni, certo, per correre dietro a queste cose qui. E fa: ma cosa mi dice? Ma non avevamo la minima idea, ma adesso porremo rimedio. Pongono rimedio nel senso che fanno una legge che elevava la soglia a 10 milioni, da 10 milioni a 25 milioni su base annua era contravvenzione, oltre 25 milioni era delitto, ma sempre su base annua, mentre prima bastava un giorno di ritardo a integrare il reato. Torna la volta dopo e dice: visto che ne abbiamo risolto il problema, e ora gli ha risposto: non ce l'avete aggravato, perché siccome in materia finanziaria la norma successiva più favorevole non opera retroattivamente, hanno collegato la retroattività al condono e hanno avuto questa pensata: le procure manderanno una lettera raccomandata a ogni indagabile dicendogli: caro indagabile, guarda che se tu fai il condono io non faccio il processo, se no devo farti il processo. Solo che questi erano soggetti che molte volte non avevano davvero i soldi, quindi io sono chiuso l'azienda e non capisco posto. Allora noi abbiamo dovuto fare 45.000 raccomandate, 15.000 delle quali sono tornate indietro perché sconosciuto,
disposto le ricerche a mezzo polizia giudiziaria di 15.000 persone e poi fatta la notifica a mezzo di polizia giudiziaria di queste persone. E gli ha spiegato, ma cosa mi dice? Sì, allora come dovrebbe essere scritta secondo voi la norma? Dice, guarda, se vuole le mando un progetto. E gliel'ha mandato. E il ministro l'ha ringraziato dicendo, farò presentare da un deputato del mio partito un emendamento alla Camera, così sistemiamo la cosa. E qualche volta ci sono le buone intenzioni, non è che sono sempre malvagi, è che anche il sistema proprio che è impazzito. Allora alla Camera viene approvato quell'emendamento, ma siccome la tua destra non deve sapere quello che fa la tua sinistra, il ministro allora delle finanze, oggi dell'economia e finanze, pone la questione di fiducia sul ripristino del testo originale. E il Senato vota, perché ci mancherebbe, non è che siccome la Procura di Milano deve fare 45.000 raccomandate l'anno possiamo far cadere il governo. Quindi siamo andati avanti per altri 6 anni a fare 45.000 raccomandate ogni anno. Capite perché non funziona in questo paese? Forse non è una misura di... Però piuttosto che lasciare gli omicidi è meglio lasciarli quelli. Forse non è una misura di immediata attualità, ma di divisione delle carriere si continua a parlare e anche il ministro Nordio, a parte un giudizio sul complessivo su Nordio potrebbe essere anche meglio di no. La facoltà di non rispondere. Infatti. Ok. Meglio. Accettiamo. Ecco, comunque si è espresso sul fatto che bisognerà arrivare alla divisione delle carriere. Quindi tornerà all'attualità la divisione delle carriere. È utile, è una cosa utile per il paese. L'associazione mentale dicono, siccome la Costituzione è in contrasto col codice, bisogna cambiarla. No, se il codice è in contrasto con la Costituzione, è incostituzionale. Infatti. E quindi va buttato via. Non che devi cambiare la Costituzione, è già cambiata una volta, con 111. Ma la questione è questa. Partono essenzialmente le camere penali da questa balzana idea. Le parti devono essere uguali, le parti non sono uguali neanche un po'. Se il pubblico ministero va in udienza, sapendo che l'imputato è innocente, ne chiede la condanna, commette il delitto di calunnia. Se sostiene questa sua richiesta con atti falsi redatti da lui o da altri, commette delitti di falso ideologico materiale in atto pubblico o di uso di atto falso, cioè commette delitti ed è punito se mente. Se il difensore dell'imputato, colto da crisi di coscienza, si alza e dice al giudice, non pensa mica di assolvere il mio cliente, c'è lo squartatore, se lo mette fuori domani ne scanna altri due, quell'avvocato commette i delitti di infedele patrocinio e di rivelazione di segreto professionale, cioè commette delitti ed è punito se dice la verità. Adesso qualcuno mi può spiegare che uguaglianza può esserci tra due parti così? Guardate che in nessun paese al mondo il pubblico ministero è uguale all'avvocato. Se ne dite i film americani. Ma nei film americani? Neanche nei film americani, non è vero. Perché se avete guardato Codice d'Onore, se avete visto Codice d'Onore, il pubblico ministero in aula intanto fa giurare lui i testi e in secondo luogo arresta il test che ha appena finito di mentire. Quindi non è uguale all'avvocato. L'avvocato non lo può arrestare il test. Un giorno un avvocato disse a me, appena entrato in vigore il nuovo concetto, io allora al pubblico ministero mi dice, adesso siamo uguali, tu uguale sarà lei. Se io la offendo non sono punibile perché sono offese scambiate nel corso dell'udienza, beh, se lei invece offende me io la arresto per oltraggio pubblico a magistrato in udienza, e allora era ancora possibile l'arresto, poi hanno abbassato la pena, è ancora reato ma non è possibile l'arresto. Quindi anche lì dicono delle robe fuori dal mondo. Ma poi noi abbiamo un esempio storico fantastico che dice quanto la separazione delle carriere può essere devastante per la difesa. Perché vedete, se il pubblico ministero è un magistrato, formato da magistrato, quindi anzitutto al rispetto dei diritti, non fa quello che fa uno che è stato formato in un'altra maniera. Abbiamo l'esempio della procuratoria sovietica. Il giudice, per sua natura, non può essere gerarchizzato. Non può avere un superiore che gli dice come devi decidere questa causa. Il pubblico ministero sì. E in concreto lo è. Noi abbiamo ancora una norma nel codice in cui dice che al pubblico ministero di udienza non si possono dare istruzioni vincolanti su come deve condurre il processo. Però il capo gli fa un rapporto informativo. E quindi non c'è bisogno di dirlo.
ci sono persone che, avendo poco la schiena dritta, cercano di capire quello che vuole il capo per farlo. Ma siccome il pubblico ministero in molti paesi è davvero gerarchizzato, in Unione Sovietica accadeva questo nei processi staliniani: andava il pubblico ministero in aula, non aveva neanche bisogno di dirlo espressamente perché era sottinteso, ma il pensiero era questo: miserabile giudice di provincia, non penserai mica di andare in diverso avviso di quello che io mi accingo a chiederti, perché quello che io ti sto dicendo è quello che pensa il procuratore generale dell'Unione Sovietica, che tra l'altro è membro del Soviet Supremo, perché altrimenti avrai bisogno di rieducazione anche tu. Allora, cosa succedeva? In questi processi il diverso avviso del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero non c'era mai, e se c'era, era in più. Quello che deve aver gasto c'era, no, pena di morte. Quando si accorgeranno di che cosa significherà la separazione delle carriere, perché la faranno alla fine, io appunto sono un ottimista, quindi andrà sempre peggio, si renderanno conto di che cosa accadrà. Perché un pubblico ministero sganciato da quella che viene chiamata cultura della giurisdizione potrà cominciare a cercare il risultato e non sarà più disposto a perdere. Purtroppo abbiamo già segnali in questo senso. I magistrati del pubblico ministero, che avendo sempre fatto solo il pubblico ministero, siano tentati qualche volta anche di forzare la mano per cercare di ottenere il risultato. Io ho fatto 20 anni, ho fatto 42 anni in magistrato, ho fatto 20 anni il pubblico ministero, 20 anni il giudice e 2 anni al Consiglio Superiore. Tra l'altro mescolato, perché prima ho fatto il giudice, poi ho fatto il pubblico ministero, poi ho rifatto di nuovo il giudice. E vi assicuro che ho sempre ragionato da giudice, anche perché ho cominciato facendo il giudice, e secondo me la migliore garanzia per un imputato è che il pubblico ministero ragioni come un giudice. Certo. Perché se ragiona come un giudice, non cercherà di ottenere la condanna comunque. È vero che qualcuno, non mi ricordo più chi fosse, ha detto una frase terribile, non era un magistrato, era un qualche scrittore romanziere: i colpevoli è più facile sceglierli che cercarli. Certo che è più facile sceglierli che cercarli. Il problema è che bisogna cercarli, non sceglierli. Io direi che il tempo si sta esaurendo. Un'ultima suggestione, quella della giustizia a due velocità, no? Mi pare che, diciamo, l'insieme delle cose di cui abbiamo parlato oggi tende a fare che la giustizia diventi a due velocità, cioè debole con i forti e forte con i deboli, dove i forti sono i politici e i colletti bianchi. O non è così? Che non è così, perché è così già adesso. Ma il problema è che diventa debole anche con i deboli. Cioè, adesso, ma o meglio, gli unici che ci vanno di mezzo sono le vittime dei reati, che non hanno più alcuna tutela. Prendo l'occasione per parlare della perseguibilità a querela. Ora, io sono favorevole alla perseguibilità a querela in generale, ma ci vuole ragionevolezza. Come si fa a rendere perseguibili a querela le lesioni gravi? Cioè, se io mi prendo una scarica di legnate da uno e poi vado a querelarlo, quando quello riceve l'avviso che devono interrogarlo, mi dà un'altra scarica di legnate. Adesso tu vai a ritirare la querela, se no domani ne prendo un'altra ancora. Insomma, oggi se io prendo una scarica di legnate e vado all'ospedale, il medico fa il referto e si mette in moto il procedimento autonomamente. Secondo, lo Stato ha interesse a che certe cose vengano denunciate in modo veritiero. Prendo il furto d'auto. Le auto rubate frequentemente vengono utilizzate per commettere altri reati, rapina, scippo e altre cose di questo genere. Se uno denuncia oggi già non più, se uno denunciava in passato falsamente il furto dell'auto, rispondeva a dissimulazione di reato, che era un altro reato. Ma se il reato è perseguire la querela, non basta la denuncia per integrare la simulazione di reato, bisogna fare la querela. Se uno denuncia falsamente il furto dell'auto, non farà mai la querela, sarebbe mica scemo, no? Perché sennò è chiaro, poi fa un processo per simulazione di reato. Allora, noi avremo inserite nello schedario autovetture da ricercare delle autovetture che rubate non sono. E quindi non sapremo mai niente esattamente delle targhe, se sono affidabili, se non sono affidabili, eccetera. Secondo esempio, non è frequentissimo ma neanche raro, a Milano lo fanno, non dico spesso, ma insomma, ogni tanto, il furto del bancomat.
non intendo dire il furto al banco, ma il furto al banco, a quel punto a te prendono lo sparecchio PM e lo portano via. Ecco, questo adesso diventa perseguibile a querela. Queste robe qui di solito le fanno di notte. Per arrestare in flagranza, in genere succede che il rumore, qualcuno chiama la volante, o tutti i nuovi arrivano e li prendono. Bisognerebbe, non avendo ancora la querela, almeno che la persona offesa, titolare del diritto di querela, dichiari che intende sporgere la querela, allora si possono arrestare. Ma voi alle 3 del mattino, l'amministratore delegato della banca, o il direttore anche soltanto dell'agenzia che abbia la delega, ma dove pensate di trovarlo? Non è che c'è l'elenco del telefono che ho scritto direttore dell'agenzia, non lo trovate, bisogna aspettare, quindi intanto quelli bisogna lasciare andare via, sì certo, intratterremo il banco maturbato e magari si verrà sequestrato anche il punto, però capite che è una follia. Ha già detto poi Marco Travaglio del turista che viene derubato, all'aereo che parte, se fa la querela perde l'aereo. A me sembra una roba da matti, cioè bisognerebbe perlomeno rivedere queste normative sull'arresto. Adesso hanno previsto che si vale, che l'arresto lo puoi fare lo stesso, però la misura cautelare no. Ma la misura cautelare comunque dopo 4 giorni al massimo. Non c'è... Ah, 48 ore per la querela. Quindi se l'amministratore delegato si dovrà portare una porta al mattino. Certo, e certo, perché sennò... Quindi, anche lì. Poi adesso hanno fatto questo disegno di legge, a parte che un disegno di legge ci vogliono mesi per approvarlo nell'ipotesi migliore, a volte anni, io vorrei sapere per quale ragione mai il metodo mafioso giustifichi la perseguibilità d'ufficio perché c'è il rischio di violenza o minaccia e negli altri casi in cui c'è il rischio di violenza e minaccia invece no. Se la scarica di legnate me ne dà un mafioso, se verrà approvato il disegno di legge si procederà d'ufficio, ma se me ne dà un non mafioso ci vorrà la querela. Ma le legnate fanno male lo stesso, anche se ne dà uno che non è mafioso. Quindi, Donati, prima abbiamo rinunciato e abbiamo depositato già una proposta di legge in cui lesioni volontarie, violenza privata e sequestro di persona ritornano con la procedibilità d'ufficio al netto delle aggravanti che c'è pure. Certo. Un'anteprima è in corso di stampa, quindi vedete poi i testi normativi è già depositato e lo posso dire. Che poi? Bisognerebbe anche prestare attenzione alla non rimettibilità della querela. Prendo i reati di violenza sessuale, sono perseguibili a querela, ma sono perseguibili a querela per una ragione intuibile. La vittima potrebbe volere dimenticare tutto piuttosto che andare in tribunale a sentirsi controesaminare, che poi diventa un'altra tortura terribile. Ci ha messo una pezza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e diceva ma che potete interrogare per sempre, difesa o non difesa, l'ho sentito una volta e basta, gli avvocati strillano, si stracciano le vesti, ma a me sembra una scelta di civiltà. Però la querela in quei reati non è rimettibile, cioè una volta che l'hai sporta il processo va avanti, non puoi rimettere la querela. Ora le donne sono frequentemente soggetti fragili. Una donna che viene pestata dal mattino alla sera, rendere perseguibile la querela a queste cose significa che la querela non la sporgerà e se la sporgerà la rimetterà. Quindi è un incentivo alle violenze domestiche questa roba qui. E quindi anche lì bisognerebbe mettere nei reati del codice rosso la non rimettibilità della querela se si vuole lasciare la perseguibilità a querela, se no che se li rendano perseguibili d'ufficio. Perché altrimenti non se ne esce più da questa storia. È una roba da paese incivile che ci siano così tanti episodi di violenza. Diminuiscono gli omicidi, ma sono costanti i femminicidi. È vero che la settimana scorsa una ha ucciso il marito, però non fa tanta statistica. Una donna che sei. Ecco, io direi che passerei la parola a Valentina D'Orso per le conclusioni. Ringraziando per Camillo Davide. Allora, ulteriori spunti però mi avete messo sul tavolo, quindi non sarò ripetitiva, ma cercherò di agganciarmi con qualche piccola riflessione agli ulteriori spunti che sono stati dati. Allora, prima di tutto, io sono un avvocato nella vita, faccio civile, ho fatto sempre civile, non penale, però lo dichiaro, io sono un avvocato. Allora, gli avvocati civili sono...
sono indifferenti al processo come strumento, perché una volta fanno gli attori, una volta fanno i convenuti. Gli avvocati penalisti difendono quasi sempre solo gli imputati e preferiscono quelli colpevoli. Una volta uno mi ha detto, guardi, quando si difende un innocente è una tragedia, si lamenta sempre. Io guardavo inorridito. Comunque, quando fanno... Allora, le vittime in questo paese sono veramente bistrattate. Se sono difese da un avvocato civilista, questo si muove male nel processo penale perché non lo frequenta, quindi fa di solito un altro rito. Se sono penalisti, 9 volte su 10 cominciano la ringa dicendo mi trovo a disagio nel vestire i panni dell'accusa. E io non esisto mai a tentare avvocato. Se si sente a disagio gli smette il mandato. Una cosa che non manca in questo paese sono i suoi colleghi. Troveremo qualcuno che non si sente a disagio. Ma come si deve sentire la vittima? Quando il suo avvocato comincia così. E del resto avevamo uno che veniva considerato un principe del Forbes, agli altri, che parlava di se stesso così. Questa toga non ha mai conosciuto l'onta della parte civile. Ma si può sentirla? No, va bene, giusto per... E anche per dire una cosa, però, al netto, insomma, delle, c'è comunque in corso una fuga dalla professione dell'avvocato, le iscrizioni sono in calo nei vari... nei vari ordini professionali, però questo è anche... Allora, c'è una lettura, una è quella sotto il profilo economico che diceva Lianfetti lei, perché non, comunque in realtà è veritiero, cioè soprattutto i giovani avvocati fanno molta fatica e quindi non è più una, cioè non è una professione che è appetibile, fanno tanta fatica. E due, perché finalmente sono tornati concorsi, possiamo dirlo che sono tornati concorsi pubblici. E guardate che hanno assorbito e stanno assorbendo quelli proprio nella pubblica amministrazione, intendo dire anche nel comparto giustizia, perché comunque, ripeto, le leggi quelle di bilancio per il 2019 e per il 2020, per il 2021 hanno fatto un'iniezione di personale non indifferente e quindi c'è stato comunque, ma anche nelle regioni, ma ci sono stati tanti concorsi, si è riaperta un po' la fase dei concorsi, questo ce lo dobbiamo dire, e questo dà sfogo chiaramente. Perché dico qualcosa quando diciamo si è studiato qualcosa poi uno deve farla, no? Quindi mi rendo conto che si andava diciamo magari a ingolfare un certo comparto, però anche per una davvero anche una mancanza di alternative con cui sfruttare quello che uno poi alla fine ha studiato. Dobbiamo dirci insomma un po' anche le cose come stanno. Posso fare un attimo l'avvocato difensore dei nomi degli avvocati, perché giusto, perché non mi posso proprio svegliare. Posso dire due cose? Allora, intanto sarebbe stato meglio prevenire anziché poi ricorrere i medi dopo, mettendo il numero chiuso al giurisprudenza. La seconda cosa è che Francesco Saverio Nitti, poco più fa, diceva troppi avvocati. Calamandrei, 102 anni fa, ha pubblicato un libro nel 1921, dal titolo Troppi avvocati. Allora no, percorso universitario, il discorso del numero chiuso. Allora anche qui a titolo informativo è stata depositata una proposta di legge a mia prima firma, quindi lo posso dire insomma nel senso, per rivedere il percorso universitario, ma io faccio un'operazione diversa, propongo, cioè un percorso a due livelli, ok? Primo livello, laurea di primo livello, con cui poi si esce con un titolo praticamente che fa partecipare a tutti i concorsi per la pubblica amministrazione, per intenderci. Laurea di secondo livello, che è quella che mi consente l'accesso alle tre professioni legali, notaio, magistrato e avvocato. Quindi comunque, e tra l'altro con una formula vicina a quella dell'ordinamento, non mi ricordo quale, tedesco forse, cioè con una formula per cui tanto è previsto, quindi si concentrano solo le materie fondamentali, ma facciamo scritto e orale, quindi anche lo scritto in quelle materie, e il non superamento dello scritto è in qualche modo blocca all'orale. Questo perché? In qualche modo è un criterio selettivo, ma proprio sul, come dire, concretamente su quelle materie e non su un quiz iniziale che purtroppo, cioè, ahimè, è di cultura generale o di logica o di... la logica è lì le dico un'altra cosa, e anzi voglio un parere, scusatemi, sto diventando
secondo me è troppo, diciamo, troppo succulenta l'occasione. Un parere su questo. Io penso che per i concorsi in magistratura, perché c'è un dato che non si riescono più a coprire i posti messi a concorso, quindi un problema sulla, credo, sulla preparazione ci deve essere, immagino. Allora, io ad esempio strutturerei lo scritto del concorso in magistratura come una sentenza, proprio per andare a guardare la logica, il rigore logico che uno ha. Anche nella, come dire, nel dare, questo vabbè è la parte del civile, nel dare risposta prima a determinate domande, no? E poi vedere di sviluppare e andare oltre. Non so se riesco ad essere chiara. Perché per esempio io questa cosa, lì si vede veramente la logica anche, no? E poi io, la motivazione. Cioè a me non interessa che un candidato a diventare magistrato sappia tutti i precedenti giurisprudenziali su una data materia, ma a me interessa capire come ragiona. Cioè, davanti a un caso concreto, come me lo risolve? Se mette in ordine le cose, se punta all'elemento qualificante, non so se c'entra proprio il emotiva la sua decisione. Allora, sì, allora, le do la mia opinione. Il vero problema è che le università stornano su mai. E bisognerebbe cominciare a fare studiare sul serio. Siccome mi è capitata una quindicina di anni fa, forse 20, la disgrazia di essere messo nella commissione d'esame per l'esame di Stato degli avvocati a Milano, che sono commissioni fatte da due avvocati, due magistrati e un professore d'università. Io con una certa frequenza chiedevo al professore che componeva la commissione, se ne sono avvicendati due perché la prima era andata in gravidanza e è subentrato un altro, dicevo, ma professore mi spiega come ha fatto questo qui a prendere la laurea, perché diciamo delle cose, e la risposta drammatica è stata: le università sono valutate anche in base alla non dispersione degli studenti, quindi se un professore severo viene richiamato dal preside. La tragedia è che escono che non sanno niente. Guardate, io avevo diviso, quando, prima che pensiate che perché ci fossi io, era la media di tutti gli anni, 2500 candidati, 2000 respinti e 500 promossi. In nessuna professione c'è una selezione così dura, perché c'è, in nessuna professione escono così ignoranti dall'università. Io avevo diviso i candidati in tre grandi aree di ignoranza. Quella di ignoranza enciclopedica, che non sanno niente di tutto, che non è facile, eh. Una cosa, magari perché l'ha sentita per televisione, combinazione la sa, ma dopo tre domande, scena muta, alla domanda c'è qualche argomento che lei ritiene di conoscere, perché diciamo che conoscere è un azzardo, che lei ritiene di conoscere, scena muta anche su questo, è un'ignoranza enciclopedica. La seconda categoria è l'ignoranza abissale, la cui ignoranza, anche se non completa come quella di coloro che erano ignoranza enciclopedica, era talmente profonda che se uno cercava di dargli una mano guardavano smarriti, come facevo io con il mio insegnante di inglese, la mia vita. Ma la più inquietante era la terza categoria, che io definivo di ignoranza belluina, che erano quelli che se uno cercava di dargli una mano ripetevano le parole nello stesso ordine come fa un merlo indiano, un pappagallo, ma senza rendersi conto che le parole avevano un significato. E quindi, ecco, allora io mi ero segnato su un quaderno le risposte più stravaganti che davano, sarebbe venuto fuori un bel libro, però ho perso in uno dei vari traslochi, ma due risposte erano talmente fuori da ogni buon senso, logica, cultura, che mi sono rimaste impresse. La prima è questa: un collega che interroga di diritto civile chiede a un candidato di fare un esempio di negozio giuridico. Siccome immagino che non ci siano giuristi, il negozio giuridico è una manifestazione di volontà volta a ottenere effetti che l'ordinamento riconosce e garantisce, quindi il testamento è un negozio giuridico, il matrimonio è un negozio giuridico, il contratto è un negozio giuridico e così via. Questo invece risponde Ipsoa, che è una casa editrice. Allora io mi chiedo, ma mi spiega perché Ipsoa? E lui gli dice, che il negozio giuridico, secondo lui, è invece un posto dove vendono i libri di diritto, e che su una libreria che vende i libri di diritto è messo un cartello. Allora io gli ho chiesto, ma lei è davvero laureato in giurisprudenza? Poi uno che passa di questa, che non scherzo alla commissione. Presidente, perché dicono quelle cose? Si ricorda quasi che dice, oh. Il secondo, persino peggio, lo interrogavo di procedura penale, come si dice adesso, di diritto processuale penale,
gli faccio tre domande facili, c'è una multa. Io gli dico, andiamo male, lui mi fa, come dire, colpa tua. Dico, senta, c'è qualche argomento che lei ritiene di conoscere? E lui mi dice, io so bene il diritto costituzionale. Ho detto, mi fa molto piacere. Però lei si renderà conto che non posso cambiare materia, la devo cambiare. Di questo dobbiamo discutere. Ma siamo fortunati perché la Costituzione è piena di articoli che hanno un diretto riflesso sul processo in generale e per il processo penale in particolare. Scelga una norma costituzionale che ha un riflesso sul processo penale che ritiene di conoscere e me ne parla. Lui mi dice, il giudice naturale protettore per legge, tra l'altro un argomento difficilissimo, c'è il comma di un articolo della Costituzione che dice nessuno può essere distolto dal giudice naturale per costituire per legge. Cioè non ti posso fare il giudice apposta per farti giudicare. Allora, tra l'altro un argomento difficilissimo. Se io avessi interrogato il mio fruttivendolo che non sa niente di diritto ma sente il telegiornale, magari con quali vero che subisce qualcosa diceva, la riputazione, la rimessione, ragionandoci un attimo ci arrivava. Invece questo soggetto, seriamente, non come scherzo, mi dice il giudice naturale per questo per legge è quello che uno ha dalla nascita. Io ho confermato, ho detto guardi, lei confonde due istituti, quello di cui parla lei è l'angelo custode. Che lei sappia, quando è nato le hanno nominato un giudice? No, e allora perché? Allora, bisogna preoccuparsi di che cosa c'è all'università, questo è il problema. Per forza che non riusciamo a coprire i posti che siamo ancora, che va queste robe qua? Allora, chiudiamo.